Allora, questa è una Audi A1 1.4 TDI, partendo dal filtro dell'olio che è là sotto, si entra da sotto praticamente togliendo la copertura e poi adesso vediamo insieme. Vedete? Tutta una serie di... da togliere. La chiave Torx. Poi viene giù. Adesso, tolta la copertura, abbiamo accesso al filtro dell'olio, che è qui, e al tappo, che poi c'è anche questa altra specie di copertura qua sulla coppa. Il tappo è qui praticamente, eccolo qui, in questo foro qui. Il filtro è venuto, il filtro è venuto, lo spazio è quello che è, però non si può fare altro. Pian piano viene. Adesso viene a mano. Questo è il nuovo filtro che, come al solito, andiamo a riempire con dell'olio. Il suo olio ovviamente, e poi ungere anche la guarnizione prima di rimetterlo su. Questo è il tappo della coppa, eccolo qui, viene giù con una Torx T45 e basta. Allora, il filtro dell'aria è qua dentro, ma va tolto tutto il box, se no non esce. Bisogna partire da qui, togliendo questa vite qua dal debimetro. Ce n'è una qui a Torx e un'altra sotto, si vede appena appena, questa qui, questa qui. Poi c'è da sganciare questo tubo qui, l'ho già sganciato. C'è questo raccordo sotto, che questo qui ha praticamente l'innesto rapido. Si spinge qua due lati, poi viene via, eccolo qua. Poi ci sono questi punti qua, questi incastri, uno qui, uno là sotto. C'è anche l'altra parte da sganciarlo da qui. Questo qui va sganciato, questo si alza, eccolo qua. Questo qui bisogna sganciare, è incastrato, ha i suoi punti di incastro qua di fianco, questo comunque viene su, e poi questo si alza tutto tenendo su il tubo da qui. Adesso lo tiro fuori, adesso vediamo insieme. Staccato anche questo, praticamente questi due denti qua, uno qui e l'altro dall'altro lato, ok? Poi anche questi 1, 2 e 3 punti di incastro che si infilano là sotto. Comunque questo è libero, questo adesso. Il box filtro l'ho tolto, l'ho appoggiato per terra, adesso faccio vedere dove sono i punti di incastro. Allora, uno è questo, poi c'è questo qui, questo è questo per quanto riguarda la scatola del filtro. Poi c'è il debimetro dove va attaccato il manicotto e basta. Adesso il filtro lo troviamo qua dentro la scatola, togliendo tutte le viti che tengono chiuse. Ce ne sono viti un po' dappertutto intorno. Adesso ho tolto le viti un po' dappertutto, tutte praticamente, qua di intorno. Ce ne sono più, poi ci sono due viti anche qua in mezzo, mi raccomando, una qui e una qui. Per arrivare a togliere questa, c'è da togliere questo pezzo qui che è messo qui, ok?
Questo è il filtro dell'aria che c'è dentro, di una schifezza completa. Adesso il filtro nuovo montato, chiuso la scatola, adesso lo rimetto come era prima. Direi che ho agganciato tutto, le due viti del dibimetro sopra e sotto, dappertutto. Adesso mi manca il pezzo da questa parte che si può mettere anche dopo, che si fa meglio. Eccolo che è andato anche questo, qui basta spingerlo dentro a mano, si incastra, ma anche qui la stessa cosa, si spinge giù e si fissa.